tornerò e andrò da mio padre e gli dirò: ho peccato contro il cielo e contro di te. Thank you.
più degno, lo so, ma tu mi tendi la mano e accogli e mi abbracci con gioia. Grazie Dio, sei Padre buono, grazie Dio. Aprire la porta santa della misericordia. Compiamo questo gesto come l'ha fatto Avanghi, tanto semplice quanto fortemente simbolico, alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato, e che pone in primo piano il primato della grazia. Ciò che ritorna più volte in queste letture e infatti rimanda a quella espressione che l'angelo Gabriele rivolse a una giovane ragazza sorpresa e turbata, indicando il mistero che le avrebbe avvolta: rallegrati, piena di grazia. La Vergine Maria è chiamata anzitutto a gioire per quanto il Signore ha compiuto in lei. La grazia di Dio l'ha avvolta, rendendola degna di diventare madre di Cristo. Quando Gabriele entra nella sua casa, anche il mistero più profondo, che va oltre ogni capacità della ragione, diventa per lei motivo di gioia, motivo di fede, motivo di abbandono alla parola che le viene rivelata. La pienezza della grazia è in grado di trasformare il cuore e lo rende capace di compiere un atto talmente grande da cambiare l'istoria dell'umanità. La festa dell'Immacolata Concezione esprime la grandezza dell'amore di Dio. Egli non solo è colui che perdona il peccato, ma in Maria giunge fino a prevenire la colpa originaria che ogni uomo porta con sé entrando in questo mondo. È l'amore di Dio che previene, che anticipa e che salva. L'inizio della storia di peccato nel giardino dell'Eden si risolve nel progetto di un amore che salva. Le parole della Genesi riportano all'esperienza quotidiana che scopriamo nella nostra esistenza personale. C'è sempre la tentazione della disobbedienza, che si esprime nel voler progettare la nostra vita indipendentemente dalla volontà di Dio. È questa la inimicizia che attenta continuamente la vita degli uomini per contrapporli al disegno di Dio.
Eppure anche la storia del peccato è comprensibile solo alla luce dell'amore che perdona. Peccato soltanto sotto questa luce si capisce. Se tutto rimanesse relegato al peccato, saremmo i più disperati tra le creature, mentre la promessa della vittoria dell'amore di Cristo rinchiude tutto nella misericordia del Padre. La parola di Dio che abbiamo ascoltato non lascia dubbi in proposito. La Vergine Immacolata è dinanzi a noi testimone privilegiata di questa promessa e del suo compimento. Questo anno straordinario è anche esso un dono di grazia. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. È Lui chi ci cerca, è Lui chi ci viene incontro. Sarà un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia. Sì, è proprio così. Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio. E in ogni caso, il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Attraversare la porta santa, dunque, ci faccia sentire partecipe di questo mistero d'amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. Viviamo piuttosto la gioia dell'incontro con la grazia che tutto trasforma. Oggi, qui a Roma e in tutte le diocesi del mondo, varcando la Porta Santa, vogliamo anche ricordare un'altra porta che 50 anni fa i padri del Concilio spalancarono verso il mondo. Questa scadenza non può essere ricordata solo per la ricchezza dei documenti prodotti, che fino ai nostri giorni permettono di verificare il grande progresso compiuto nella fede. In primo luogo, però, il Concilio è stato un incontro, un vero incontro tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un incontro segnato dalla forza dello Spirito che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche che per molti anni l'avevano rinchiusa in se stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino missionario. Era la ripresa di un percorso per andare incontro ad ogni uomo, là dove vive,
nella sua città, nella sua casa, nel luogo di lavoro. Dove c'è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il perdono di Dio. Una spinta missionaria, dunque, che dopo questi decenni riprendiamo con la stessa forza e lo stesso entusiasmo. Il Giubileo ci provoca a questa apertura e ci obbliga a non trascurare lo spirito emerso dal Vaticano II, quello del Samaritano, come ricordò il Beato Paolo VI a conclusione del Concilio. Attraversare oggi la Porta Santa ci impegni a fare nostra la misericordia del buon samaritano. Non sono degno, lo so, del tuo santissimo nome. Ritornerò e andrò da mio padre e gli dirò come uno dei tuoi servi ora mi tratterà. Non sono più degno, lo so, ma tu mi tendi la mano e accogli e mi abbracci con gioia. Grazie Dio, sei Padre buono, grazie Dio per il tuo perdono, eccomi. Sono servo, tu mi dici, figlio mio, quale onore, l'anello al dito, quale amore, di calzare ai piedi, cuore mio, esulta. Yeah.
grazie Dio.